Salve a tutti amici di TV6 e benvenuti a questa nuova puntata alla scoperta del Wild Abruzzese, i nostri tesori, il tesoro d'Abruzzo. Attualmente mi trovo nel comune di Campli ed insieme andremo a scoprire uno dei borghi più belli d'Italia. Campli conserva in parte una natura selvaggia, grazie al suo territorio che affianca i Monti Gemelli. Andiamo a scoprire. Eccoci qua, vicino a Campli Paese c'è questa zona che è una necropoli, un'antica necropoli. E adesso io mi sono incontrato con questo signore che si occupa appunto di quest'area, che si chiama? Io mi chiamo Di Virgilio, sono un dipendente della Soprintendenza Archeologica d'Abruzzo e insieme a due colleghe teniamo aperto questa necropoli. Ok, la necropoli, la storia della necropoli. Storia della necropoli, in breve, è stata, diciamo così, trovata, scoperta casualmente da dei contadini alla metà degli anni 60. Da quell'epoca in poi siamo intervenuti gli archeologi per fare gli scavi scientifici e tutto il materiale che è stato trovato in questa necropoli è stato portato al Museo Archeologico di Campli, che vi invito a visitare. E infatti subito dopo questa zona andrò al museo per vedere che cosa c'è all'interno. All'interno ci sono esposte una quindicina delle tombe che sono state trovate in quest'area, con tutto il corredo funebre. Le tombe in totale finora sono 624, speriamo di poter aumentare questo numero nei prossimi anni con scavi, con ulteriori scavi. Mi dicevi che la necropoli, la civiltà? La necropoli è una necropoli del popolo italico denominato i Pretuzzi, che poi è la parola che in fondo ha dato il nome anche all'Abruzzo. È una popolazione di origine sabina che si è stanziata in questi luoghi dopo una primavera sacra insieme al popolo piceno che è qui delle vicine Marche. Siamo proprio all'interno. Queste qua che cosa sono? Sono delle... Allora, queste sono le ricostruzioni di alcune delle tombe del periodo IV-III secolo a.C., queste al di qua a valle della strada sacra. Poi c'è la via sacra che vedremo, adesso ci passeremo accanto. E invece quelle sepolture fatte che sembrano tante collinette sono relative a un periodo tra il VII e il VI secolo a.C. Thank you.
all'interno di quella di quel grande tumulo abbiamo ricostruito la tomba numero 2, esattamente nelle proporzioni e nelle posizioni originali, con ovviamente però dei materiali riprodotti, perché qui non essendoci un servizio di custodia non avremmo potuto lasciare gli originali. Gli originali li vedrete al Museo di Campli. Perfetto, andiamo allora a visitare questa grande struttura con all'interno una ricostruzione di quello che era una volta, l'antichità. Vedremo adesso anche la storia e la cultura quindi di questo eccezionale paese. Qui quello che possiamo vedere è ciò che resta della via sacra. La via sacra era la via che attraversava la necropoli, e va da nord a sud, ne abbiamo trovate tracce anche al di fuori di quest'area che è di nostra più stretta competenza. Su questa strada venivano svolti i funerali e i riti religiosi di questi popoli. Ci troviamo davanti all'ingresso di un grande tumulo, una tomba, e adesso entreremo all'interno e vedremo proprio una ricostruzione storica di quello che era questa civiltà. Ok, andiamo. Ora ci troviamo all'interno del tumulo della tomba 2. 2 è solo il numero progressivo, sta a indicare che è la seconda tomba a essere stata scoperta a Campovallo. Le dimensioni che vedete sono in scala 1 a 1, così come in scala 1 a 1 sono tutti gli oggetti che abbiamo riposizionato nell'esatta posizione in cui sono stati trovati dai nostri colleghi che l'hanno scavato. Vedete un corredo abbastanza ricco, non il più ricco in assoluto, ma abbastanza ricco. Notate tutta una serie di oggetti da mensa, tutto questo vasellame, questo che sembra che è dorato, sembra dorato, insomma, è in bronzo. Mentre quei vasi, diciamo così, di colore nero, sono di ceramica, una ceramica chiamata buccheroide perché ricorda il bucchero etrusco. Qui che cosa vedete voi? State vedendo la tomba come l'hanno vista coloro che hanno deposto il morto. Cioè questa è la fotografia del momento in cui viene deposto il morto, prima che la tomba venga ricoperta. Quindi gli oggetti che vedete sono ancora integri, sono nuovi, mentre quando andrete a visitare il museo vedrete la tomba, questa tomba esposta, è un po' più piccola perché ovviamente il museo non avevamo tutto questo spazio, quindi la vedrete un po' più piccola con gli oggetti originali, però vedrete gli oggetti ossidati, perché sono passati tra questo momento qui e il momento del rinvenimento, sono passati esattamente 2700 anni. Ora nel paese di Campli e sto per entrare nella chiesa di Santa Maria in Platea. Eccoci qua. Guardate che bellezza il soffitto di questa chiesa. Nella cripta abbiamo trovato lei, Evelina Liberato, dell'ufficio turistico di Campli. Salve Evelina. Ciao, ciao Giovanni. Allora, questa è la cripta della chiesa. Sì, questa è la parte più antica della cattedrale di Santa Maria in Platea. Diciamo che è la prima edificazione della prima chiesa in centro storico. E qui, come puoi vedere, si trova questo importantissimo ciclo di affreschi di scuola giottesca. Sono attribuiti al maestro di Santa Maria in Platea, così dice Ferdinando Bologna,
sono resti di affreschi e rimangono proprio più importanti. Ad esempio qui abbiamo Sant'Orsola e poi abbiamo Sant'Elena, il miracolo della croce, qui risuscita Gesù bambino, che poi troveremo di nuovo nella Scala Santa. E qui abbiamo una bellissima scena della Pentecoste e il Cristo Pantocratore. La cosa più interessante, anche è stato difficile ovviamente risalire, datare questi affreschi, ma una piccola mano è stata data proprio dalle iscrizioni che lasciavano i pellegrini mentre passavano da queste parti. E se ci fai caso, cioè veramente sarebbe uno sbroglio, però se ci fai caso ci sono queste iscrizioni dei pellegrini proprio sugli affreschi che sono passati qui. Le prime iscrizioni addirittura risalgono agli inizi del 1400, ad esempio questa ancora si vede, 1475. Caterina, dove mi stai portando adesso? Allora, stiamo andando alla Scala Santa e questi sono i giardini Margherita d'Austria e siamo proprio alle spalle di Palazzo Farnese, uno degli edifici civici più antichi d'Abruzzo. Quindi siamo arrivati di fronte all'ingresso della Scala Santa. Sì. Eccoci qua. Allora, spiegaci bene che cos'è questa Scala Santa. Io so che ci sta una forte tradizione dietro. Assolutamente sì. Diciamo che è uno dei santuari più importanti del centro Italia, è equiparato alla Scala Santa di Roma e in 5 periodi dell'anno si può lucrare l'indulgenza plenaria. Il pellegrino, salendo in ginocchio i 28 gradini in legno d'ulivo, con spirito contrito e in preghiera, può ottenere appunto l'indulgenza plenaria o l'indulgenza parziale. Quindi Evelina mi ha detto che per richiedere l'indulgenza plenaria mi devo mettere in ginocchio pregando e salgo fino a su. Ogni scalinata, secondo il Santo Padre, devi recitare un Ave, un Gloria e un Padre Nostro fino ad arrivare alla fine della scalinata, dove appunto c'è il nucleo centrale del santuario, la Santa Santorum. Mi dicevi che all'interno della Santa Santorum ci sono dei pezzi della croce di Gesù Cristo. Ci sono cinque reliquiari, nel penultimo reliquiario ci sono reliquie della schegge della croce di Gesù Cristo e ci sono anche altre 86 reliquie appartenute a martiri santi. Poi qui ad esempio c'è la parte dedicata appunto all'affresco, mentre sulla scalinata abbiamo visto 6 tele che riguardano la morte di Gesù Cristo, la passione di Gesù Cristo, e sono di Vincenzo Baldati. La parte degli affreschi riguarda Clemente XIV, che è colui che appunto concede il privilegio di aprire il santuario della Scala Santa a Nicola Palma, e Sant'Elena, che la ritroviamo anche qui con in mano la croce di Cristo. Nella simbologia cristiana cattolica appunto lei è colei che è la mamma di Costantino, colei che riporta la croce di Gesù Cristo da Gerusalemme a Roma. L'indulgenza si riceve con una vera e propria penitenza, quindi salire gli scalini deve essere effettivamente doloroso e l'ho provato, effettivamente sono dolenti adesso le mie ginocchia. Sì, mentre poi infatti con la scalinata di discesa il pellegrino diciamo torna alla vita di tutti i giorni con un animo rasserenato. Quindi se volete il perdono dei vostri peccati venite qui a Campi e fate questa penitenza. Ok, usciti dalla Scala Santa ci dirigiamo verso il museo di Campi e passiamo in queste viuzze tipiche dei paesi abruzzesi, molto caratteristiche. Proprio tra le viuzze del paese di Campi troviamo una casa particolare, la casa del medico, dello speziale. Evelina, apriamo. Fammi strada, dai. Faccio vedere. Entriamo dentro. Che meraviglia. Thank you.
la visita alla Casa dello Speziale è obbligo, visto che abbiamo anche visitato la necropoli di Campovalano, visitare il museo di Campi, perché all'interno del museo ci sono proprio dei reperti dell'area archeologica della necropoli. Siamo proprio nella zona appunto del ex chiostro di San Francesco ed è una delle zone più antiche della città ed è sede del Museo Nazionale Archeologico di Campi. È l'unico museo nazionale archeologico in provincia di Teramo. È veramente obbligatoria una visita per l'importanza dei reperti rinvenuti nell'area archeologica della necropoli e per la particolarità dei reperti. Ci sono vasi in bronzo, ceramiche buccheroidi, ci sono i gioielli, i monili femminili, è davvero interessante, è un piccolo gioiello il Museo Nazionale Archeologico, quindi vi invitiamo davvero a visitarlo, entrambe, sia l'area archeologica che il museo. E quindi adesso entriamo nel museo. Ecco, qui siamo nella parte più antica del complesso di San Francesco e che conserva appunto queste bellissime bifore trilobate con colonnine tortili e sono di fine 1200 più o meno, così come il portale, ed era il portale dell'ingresso della sala capitolare, mentre dall'altra parte c'è l'ingresso del Museo Nazionale Archeologico. Ora all'interno del Museo Nazionale Archeologico di Campi insieme al signore Farina Nicolino. Sì. Buongiorno. E vedo veramente dei reperti archeologici incredibili. Io sono venuto varie volte a Campi, ma non ho mai visitato questo museo e sono rimasto sbalordito. E l'ho visitato proprio dopo aver visitato la necropoli. Quindi adesso con Nicolino sicuramente adesso mi spiegherà meglio quale civiltà c'era in questa zona e quali erano i loro comportamenti, qual era la loro vita. Allora, naturalmente se c'era un archeologo era meglio di me, io sono un funzionario delle tecnologie, ma siccome oltre a lavorarci qui dentro sono anche campese appassionato di queste cose, qualcosa ne capisco, quindi mi permetto di rispondere alla domanda. Beh, insomma, la necropoli di Campovalano, di cui il museo ne espone i reperti, rappresenta per la popolazione italica, soprattutto petruziana, diciamo un gioiello assoluto, perché ci permette appunto di capire meglio attraverso gli oggetti che abbiamo trovato le abitudini e i modi di vivere di questo popolo petruziano. Le 621 tombe trovate hanno un tesoro incredibile, quindi una continua scoperta, perché i reperti più antichi sono prima del X secolo, qualcuno dice XIII, qualcuno XII secolo avanti Cristo, fino all'epoca oramai romana, il II secolo avanti Cristo, quindi l'epoca diciamo repubblicana. Quindi entro, certo, capire la parte più antica è quella che riusciamo, che era meno conosciuta, ed è quello che riusciamo a capire meglio. Io posso dare solo piccole indicazioni, per esempio, loro avevano un armamentario, soprattutto le spade e le lance, straordinarie, di una qualità eccelsa, sicuramente tra le migliori del popolo italico. Un'altra cosa che salta subito all'occhio è il fatto che questo popolo commerciava con tutti i popoli conosciuti dell'epoca, attraverso soprattutto l'Adriatico. Quindi noi abbiamo dei reperti straordinari, per esempio con dei vetri di epoca punica del V-IV secolo, oppure dei vasi greci del V-VI secolo, sempre avanti Cristo naturalmente. Quindi questi sono dei resti che si trovavano all'interno delle tombe, di queste 621 tombe. Abbiamo esposto solo le tombe più ricche naturalmente, perché tu ho degli oggetti significativi, perché la struttura è piccolina e soprattutto non sarebbe già tenere questi oggetti così come li teniamo noi, che questi ogni tanto hanno bisogno anche di manutenzione. Quindi, certo. E qui per esempio ci sono due cose tipiche di Campovalano e questa volta particolare, perché ci sono, vedi, delle applique tipo degli uccelli, sono proprio degli uccelli, qualcuno
sono delle paparelle, probabilmente questo è un vaso funerario tenuto lì, o per, non lo sappiamo se c'era, cosa c'era dentro, se petali profumati eccetera, ma oramai si è capito che la presenza di questi uccelli è come assicuravano il passaggio tra la terra e l'impero, sì. Come noi cristiani, per noi un angelo magari. Erano tipo degli animali totem, diciamo. Sì, totem, soprattutto perché grazie alle ali potevano volare, quindi è molto significativo. Invece questi vasi a corolla con il coperchio, che si ribalta e diventa quasi il coperchio come fosse un altro vaso, un'altra cosa tipica di Campovalano. Qui ce ne sono due esempi. Poi, come dicevamo prima, le armi che sono straordinarie. Sono armi, queste è un'arma che indossa anche il guerriero di Capestrano, non a caso noi lo... Infatti quando sono entrato la prima cosa che mi è saltata all'occhio è proprio il guerriero. Del VII secolo, ha un armamentario è proprio tipico di quelli trovati a Campovalano. Caratterizzata soprattutto non tanto dalle spade corte, ma in questo secolo, il VII a.C., tornano in auge delle spade lunghe perché si afferma l'uso del cavallo in guerra, quindi chi sta sul cavallo ha bisogno di un'arma più lunga perché supera l'avversario da un fendente, quindi che si usa non tanto di punta ma di taglio. Non posso non notare uno stato di conservazione, e praticamente sono intatte questi pezzi. E con questo vi saluto da Campli e vi invito a seguirci alla scoperta del Wild Abruzzese. Ragazzi, ci troviamo sull'avio superficie della Val Vibrata. Sto per incontrarmi con un pilota che mi porterà sopra Campli per vederla dall'alto come delle aquile. Venite con me. Voleremo su un ultraleggero, faremo questa esperienza, una delle esperienze che l'Abruzzo può offrire a tutti i suoi visitatori e che vuole provare l'ebbrezza del volo libero. Andrea. Io mi chiamo Giovanni. Andrea, sei tu il pilota che sì, mi porterà sì, in volo? Sì, il pilota che ti porterà in volo. Perfetto, allora adesso ti farò alcune domande. Lui invece è Gianfrancesco, un altro Ciao. Pilota. Andrea, ho alcune domande da farti prima del volo, come penso qualunque persona parta per la prima volta con questa esperienza. Allora, tu voli da quanti anni? Sono 10 anni. 10 anni che voli, sì, perfetto. Sì. E l'aereo che adesso utilizzeremo, che aereo è? Abbiamo un Jetbox 97, ditta che è costruito per Corrobo. Jetbox? Jetbox. Ci puoi spiegare un po' meglio le attrezzature che stanno all'interno? No. Vieni qui, passo dentro. Ok, perfetto. Ok, allora abbiamo velocità, altimetro, girimotore, GPS, radio, comandi, strumentazione, estintore in caso di emergenza, vari dispositivi per il volo. Quanto ci alzeremo? Quanti metri ci alzeremo? Andremo dal suolo? A 300 metri dal suolo. 300 metri dal suolo? Sì. Ti posso fare una domanda personale? Come no? Che cosa provi quando voli? È un'emozione indescrivibile. E il motivo per cui hai incominciato qual è? Il sogno dell'uomo. La capacità di poter volare. Io, come penso tu sai, sì. Io faccio il falconiere. Praticamente ho iniziato a fare il falconiere perché avevo paura del volo libero inizialmente. Allora ho ripiegato praticamente sul volo dei rapaci. Avevo anche la passione dell'addestramento degli animali e ho incominciato proprio con i falchi perché sono... gli animali che detengono diciamo la capacità di volare per eccellenza, sono i migliori volatori. Tu invece sei riuscito a concretizzarlo attraverso queste macchine. Diciamo di sì. L'uomo vola ormai da diversi anni, non so se sai qualcosa, una storia particolare sul volo. E con Angelo prima abbiamo visto che praticamente il primo veicolo è stato inventato nel lontano inizio Novecento. 1903. 1903, perfetto. Ok, quindi il giro che faremo oggi qual è?
Partiamo da Corropoli e andiamo verso Campli. Verso Campli. Perfetto. Ok, quanto durerà all'incirca? Saremo in volo 30 minuti. 30 minuti di volo, perfetto. Io direi che a questo punto possiamo incominciare a sistemarci, ok? Come mi devo comportare? Okay, andiamo. Ok. Ma quindi potrò pilotare anch'io? Sì, lascio i comandi. Wow. Ok. Siamo finalmente atterrati, stiamo con i piedi a terra. Non posso che non ringraziarti per questa bellissima esperienza, però prima di lasciarci ti volevo fare alcune domande. Tu fai questo per passione, non per lavoro. Sì, sì. Quindi è una grande passione, tra l'altro. Una grande persona si vede dalle passioni che ha. Ne abbiamo tante. E come funziona? Quanto voli durante la settimana? Ma considera tutti i fine settimana. Un paio d'ore a settimana. Che lavoro fai? Faccio il meccanico. Fai il meccanico, quindi c'entra qualche cosa anche con l'aereo. Io spero che vi siate divertiti, che vi siate soprattutto emozionati nel vedere Civitella, Campli, ma anche tutta la costa adriatica dall'alto, e ci vediamo alla prossima puntata.